Guardate, io intanto grazie e intanto complimenti perché ho dedicato il giorno giusto, il titolo giusto. Vi assicuro che era un azzardo. L'avevo detto a Renzi, non abbiamo molti rapporti di adesso, se volete, io non vi racconto tutto il percorso, anche se poi immagino alcune cose che devo raccontare, se non si capiscono alcune scelte che abbiamo fatto, però non è stato semplice. Fuori dal Parlamento, tra di noi, parlando con gran parte dell'opinione pubblica, appariva scontato che il riconoscimento delle unioni civili, il riconoscimento di un sistema di diritti e di doveri per gli omosessuali, per le coppie omosessuali, fosse un fatto dovuto. Purtroppo in Parlamento non è così. Purtroppo le spinte per impedire di approvare la legge sulle unioni civili, vorrei che fosse chiaro che il tema della sterilità è un tema che è stato molto usato per evocare la questione dell'utero in affitto, per comunicare questa cosa che comunque continua ad avere uno stigma sociale forte, cercando di trasformare la discussione dalla discussione sulle unioni civili, cioè la necessità di garantire diritti di un sistema di diritti e doveri alle coppie omosessuali e, come dirò dopo, anche alle centinaia di migliaia di coppie di fatto che ci sono nel paese, la discussione è andata lì, si è parlato di quello. Tra l'altro si è parlato meno della Stepchild. Allora, noi dobbiamo intanto capire che nella legge Cirinna, nella versione che è arrivata al Senato, c'era in aula, c'era scritto che si consentiva, il magistrato doveva valutare la situazione e in caso di mancanza di impedimenti consentire l'adozione del figlio naturale di uno dei partner all'altro partner. Questa era la discussione. Da lì si è partiti a evocare l'utero in affitto, con tutto quello che avete visto, con i toni, vi assicuro, agghiaccianti che ha avuto il dibattito, che spero non abbiate seguito nei giorni, nelle due settimane precedenti in aula. Però questo è il punto. Però io vorrei, insisto, le reazioni di ieri del leader del Family Day, di Giovanardi, di Sacconi, di Formigoni, dimostrano che il tema non era quello lì, che il tema era quello di impedire ancora una volta di riconoscere le coppie omosessuali. Il tema era quello. Avete visto che ci hanno minacciato, non butteranno il referendum, ne hanno dette di tutti i colori, ma chi era lì capiva che il tema era non far passare la legge. Il tema era non far passare la legge, non era la Stepchild, questa era non far passare la legge. E guardate, questo giustifica molte delle scelte che abbiamo fatto alla fine, perché quello era il tema era non far passare la legge. D'altra parte, noi siamo ancora, purtroppo manca il passaggio della Camera, siamo l'unico paese che in Europa non ha un istituto giuridico di riconoscimento delle coppie, dei diritti e dei doveri.
coppie omosessuali. Faccio presente che neanche i Dico lo erano. Dico, quella battaglia che facemmo, perdemmo, cadde un governo, non erano neanche questa roba qua. Cioè, erano semplicemente il fatto che tu dicevi che esistevano delle coppie, diritti individuali, che però dicevano che c'erano, tant'è vero che Dico erano, non c'erano, non era un istituto specifico per le coppie omosessuali, ma era un istituto per chi convive. E nonostante questo è caduto un governo su questa vicenda. E in un'Europa in cui dal 99 con la Danimarca in poi tutti i paesi hanno costruito legislazioni più o meno avanzate che garantivano l'istituto giuridico della, civili, oppure altri paesi, addirittura il matrimonio. Noi ci siamo trovati su questa seconda questione e ha condizionato un po' tutta la discussione della legge di fronte a un altro nodo, che mentre da una parte l'Unione Europea ci ha detto state violando i diritti fondamentali di una parte dei cittadini europei, quindi dovete rimettervi a posto, dall'altra parte la Corte Costituzionale, e poi questa è stata una preoccupazione costante del Presidente della Repubblica in tutta questa fase, ha sottolineato con una presa di posizione, diciamo, statica. Altri paesi, in altri paesi si danno anche interpretazioni evolutive delle Costituzioni. Qui la Corte Costituzionale ci ha detto che la famiglia e il matrimonio riguarda la famiglia naturale. E l'interpretazione che dà la Corte Costituzionale è quindi qualunque tipo di riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali non può, o anche il riconoscimento giuridico delle coppie di fatto tra eterosessuali non può in alcun modo, no, quello sì, potrebbe, però c'è un altro problema, non può essere omologato al matrimonio. E questa, per esempio, è la ragione che ci ha portato a modificare la legge introducendo subito all'inizio un riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, perché l'articolo 2 dice si riconoscono i diritti a tutti i cittadini italiani nell'ambito delle proprie formazioni sociali. E abbiamo richiamato l'articolo 3 che parla dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge per dare un riferimento costituzionale. E comunque, diciamo, il ragionamento sulla stepchild è stato un ragionamento ovviamente emerso da uno scontro politico molto forte, ma altre questioni sono legate anche a scelte di coerenza con quella sentenza della Corte Costituzionale. A un certo punto ci siamo trovati a dire, nell'ultimo passaggio, i due ministri che affrontavano la cosa, ci sono trovati a dire, va bene, ma come evitiamo che ci sia l'accusa, addirittura da parte della stessa Corte, di aver trasgredito sul punto dell'omologazione con il matrimonio? E alla fine la cosa più indolore ci è sembrata quella della fedeltà. Abbiamo di fronte a una serie, allora noi abbiamo lasciato nel testo alcune cose importantissime. Primo, c'è il riconoscimento giuridico delle coppie della situazione dello stesso genere. E guardate, questa è una cosa importante, ripeto, vi dico, infatti oggi ero in televisione con Gallina, quello che aveva scritto Idico, che dava 5 alla legge perché diceva che era sbagliato, però invece io penso che abbiamo fatto
la cosa giusta, c'è un percorso serio, bisogna andare davanti all'ufficiale dello Stato civile, bisogna avere due testimoni, non si chiama matrimonio, però è un... c'è un'assunzione di responsabilità rispetto ai diritti, doveri da parte dei due partner, che a questo punto è normata per legge. Ci sono doveri, diritti all'interno della coppia, non come individui, ma all'interno della coppia. C'è una parte della legge che chiarisce che, a parte la vicenda delle adozioni su cui poi torno, e a parte la vicenda della fedeltà, tutte le questioni che riguardano l'assistenza, i diritti e i doveri dei, che dentro al codice sono attribuiti ai coniugi, sono attribuiti ai contraenti dell'unione civile, per cui siamo, abbiamo dovuto scegliere alla fine se rinunciare, la Cirinna oggi, se rinunciare alla fedeltà, cosa che abbiamo già presentato il progetto di legge per togliere anche per le coppie sposate. Obbligo di fedeltà. Obbligo di fedeltà, che comunque non, in giurisprudenza non è più considerato. Oppure, e invece resta, la citazione della vita familiare, quindi viene considerata vita familiare. Ora a me, io vi devo dire adesso onestamente che io penso che sia la legge migliore che potevamo fare nelle condizioni date. Che il rischio vero, per le cose che vi ho detto prima, era di non fare la legge. Noi abbiamo fatto una scelta, nel momento in cui non siamo riusciti a far passare l'emendamento Marcucci, il famoso canguro, che avrebbe garantito la legge, adesso vi spiego perché, abbiamo dovuto pensare, non siamo riusciti perché il Movimento 5 Stelle ha fatto mancare i voti che aveva promesso, però non riuscendo a fare quell'operazione noi ci trovavamo di fronte con una scarsa affidabilità da parte del Movimento 5 Stelle, ci trovavamo di fronte a più di 600 emendamenti, moltissimi che intervenivano sul... l'articolo 3, l'articolo 5, molti che si sarebbero votati a voto segreto, col rischio di sottoporre a dinamiche parlamentari incontrollabili questioni serie. Oggi la stepchild è concessa a moltissime coppie omosessuali dai magistrati. Il rischio che un emendamento potesse precludere ai magistrati, legasse le mani ai magistrati, era un rischio serio. Per questo avevamo proposto il Marcucci e per questo credo che la scelta di mettere la fiducia sia stata la scelta giusta. È chiaro, abbiamo dovuto fare un accordo di governo, è chiaro, abbiamo dovuto concedere qualcosa all'NCD, ma abbiamo concesso solo la rinuncia alla stepchild, e l'ultimo passaggio è stato di sistemazione del maxi emendamento, è stato proprio legato al lavoro per avere la certezza che, togliendo dal testo la stepchild, non si legassero le mani ai giudici, tant'è vero che resta una riga che dice che per le adozioni valgono tutti, questa legge non modifica nulla rispetto alla normativa sulle adozioni. Ed è evidente, poi con più calma, io credo più serenità, fuori dalla battaglia, dalle aspettative, che il fatto di
avere un istituto giuridico come le unioni civili che dà stabilità a una coppia, è evidente che agli occhi dei giudici sarà sempre di più uno strumento, una questione che aiuterà a proseguire su questa strada. Dopodiché abbiamo già deciso di presentare una legge sulle adozioni che è necessaria, perché adottare in questo paese è difficilissimo per tutti. Probabilmente noi proveremo a fare una legge che sulle adozioni guarda all'individuo e quindi consente anche le adozioni ai single, e questo potrebbe risolvere complessivamente tutta la questione. Per il resto, ripeto, è una legge in cui con le unioni civili due persone dello stesso sesso si possono presentare davanti a un ufficiale giudiziario, un ufficiale civile, possono, con due testimoni, contraggono un contratto, così come il matrimonio, in cui si stabiliscono doveri e diritti molto simili a quelli del matrimonio, come dicevo prima, possono decidere di avere lo stesso cognome o lo stesso doppio cognome, sarà anche rispetto alla separazione e alla rottura dell'unione civile il processo più vicino a quello del matrimonio, del divorzio breve in particolare, perché si prevede 30 una volta presentata l'istanza di chiusura del rapporto, ci devono essere 3 mesi di riflessione, ci si debba ripresentare davanti al giudice e di sancire. Invece sulle coppie di fatto questo non accade. Altre cose importanti sono che noi decidiamo, c'è il diritto della reversibilità, c'è il diritto all'eredità, c'è la possibilità di, credo, avere le stesse certezze invece sulle coppie di fatto. La cosa è molto diversa, basta informare che si decide di convivere, garantire che la convivenza sia reale, che ci si vuole assumere reciprocamente alcuni diritti e impegni. Questo comporta l'attribuzione di una serie di diritti che oggi le coppie di fatto non hanno, per esempio la possibilità di visitare in carcere, di visitare in ospedale, di essere riconosciuti come familiari. Alcuni dicono che c'è un'interpretazione per cui il magistrato potrebbe anche su questo pensare alla reversibilità, c'è la possibilità di fare un contratto anche sull'eredità, c'è l'obbligo di garantire la permanenza del contratto di affitto nel caso uno dei due civile non è garantita. Stiamo parlando di coppie di fatto, c'è la possibilità appunto di garantire, di chiedere la casa popolare insieme, e c'è la possibilità di comunque, se viene a mancare una delle due persone, c'è la possibilità anche per l'altro di restare il testatario del contratto d'affitto per un periodo che non può essere inferiore ai 3 anni. Le coppie di fatto così normate non sono solo coppie eterosessuali, possono essere anche coppie omosessuali, quindi c'è una scelta, una decisione che viene fatta e si può fare. Guardate, io penso, insisto, per le ragioni che vi ho detto prima, che oggi sia una bella giornata, che abbiamo fatto una cosa
una cosa positiva. Io ho l'impressione che se ci fossimo messi nel Vietnam dei 600 emendamenti non avremmo portato a casa neanche questa volta la legge. E mi sembrava che fosse la priorità. Poi io capisco l'amarezza, capisco che c'è stata amarezza anche in noi per dover prendere atto di non poter portare avanti tutta la legge, però io credo che francamente nelle condizioni date di più non si poteva fare, non si sarebbe fatta se il governo non avesse preso in mano la partita, perché con la dinamica parlamentare, noi eravamo, adesso non so se conoscete la dinamica parlamentare, però noi eravamo in aula con una legge in cui il governo lasciava la libertà di coscienza, perché non era una legge del governo, in cui la commissione non aveva concluso, neanche iniziato, perché poi la scena di voi era appena stata apportata, e senza relatrice, cioè eravamo completamente, l'aula era completamente allo sbando con Giovanardi, Alange e 4-5 altri omofobi che intervenivano continuamente ogni volta inventandosene uno. Io credo che difficilmente al punto in cui eravamo, se il governo fosse intervenuto, avremmo portato a casa la legge, l'abbiamo portata a casa, abbiamo rispettato, dicevo prima, abbiamo rispettato un impegno che avevamo nel nostro programma elettorale, l'ennesimo. Credo che tutto il partito debba essere contento. E se poi, fatemi questa battuta, e se poi non l'abbiamo votato solo noi, l'hanno votato anche altri, e fa niente. L'importante è dover guardare la sostanza. Abbiamo portato a casa un risultato importante che volevamo, credo che dobbiamo far festa e non guardare, fare gli schizzinosi rispetto a chi ha votato quel testo. Grazie.